Amici del campionato universitario, buonasera e benvenuti dal Baggio Park da Nicola Di Sabato e Marco Di Lena. È già tempo di terza giornata Lega Cattolica, si affrontano oggi eSport e Sio Caffè, due squadre che hanno già osservato il turno di riposo. L'eSport ha cominciato il torneo con una sconfitta 4-2 con il Partizan Degrado e poi ha osservato il suo turno di riposo, mentre il Sio Caffè ha iniziato il campionato con una vittoria 4-3 ai danni della Citua. Afferra in due tempi, fa ripartire la sua squadra. Attenzione, poi intercetta palla, carta segna, gran destro. Palla che finisce sul palo e poi in fallo laterale. Secondo minuto, quindi grande occasione per Cartasegna. Sio Caffè subito pericoloso con questa conclusione che si è stampata sul palo. Ora Bossini non riesce in un primo momento ad intercettare palla, poi si libera sul sinistro Agrello in qualche modo. Amato, bella palla profonda. Attenzione, c'è il destro. Bravo. E la palla che termina fuori di pochissimo. Vediamo invece, parte Cartasegna, il destro, pallone che gira e va vicinissimo al palo al 12° minuto. Allarga verso Bossini. Bossini, una finta, il sinistro, ed è un gran gol di Bossini. Finta e sinistro, non può nulla Agrello. E al 14° minuto il Sio Caffè passa in vantaggio. Converge Bossini, protegge palla. Si fa vedere vicino a lui il numero 11 Abati. Ancora però Bossini si libera di un paio di avversari, poi mette in mezzo di nuovo per Abati, che sbaglia la conclusione. Grande intervento di Agrello qui. Prova uno degli ultimi affondi la squadra in maglia bianca, ma ecco il duplice fischio che manda le squadre negli spogliatoi. A risentirci per la seconda frazione di gioco. Eccoci nuovamente dal Baggio Park, dove sta per riprendere la gara fra eSport e Sio Caffè. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 1-0 Sio Caffè, che è andato in rete con il numero 9 Bossini. È stato davvero un gran gol. Giallo, mi raccomando! Cartasegna, scatenato con il destro, prova nuovamente una serie di finte. Poi il traversone a cercare Garosci, controllo di Garosci, di nuovo! Splendida occasione, poi ancora Garosci con il destro. Una doppia conclusione pericolosissima per il Sio Caffè al terzo minuto. Incredibile, incredibile queste serie di occasioni per il Sio Caffè. Palla che ha attraversato lo specchio della porta almeno 2-3 volte. Sembrava che nessuno... Attenzione a tirare, ora attenzione all'eSport, la conclusione del numero 7 avvantaggiato, che replica dunque al terzo minuto. Ora attenzione ad Abati, Cartasegna, destro, palo e rete, il raddoppio del Sio Caffè fra le proteste della squadra in maglia bianca con il direttore di gara. Fatto sta che il Sio Caffè raddoppia, ha segnato il numero 10 Cartasegna al 6° minuto. Quarto centro in due gare, davvero gran giocatore. E ora Abati trova lo spiraglio per battere nuovamente Agrello, che non può nulla neanche in questa circostanza. E dunque al 7° minuto arriva il 3-0 firmato Abati. Marelli aspetta il piazzamento dei compagni, poi scambia con il compagno in difesa, di nuovo Marelli prova a servire il compagno centralmente, invece intercetta Abati, si fa vedere Cartasegna sulla destra, Abati va da solo e realizza con il sinistro una finta a superare Borrello e poi il sinistro imprendibile per Agrello. Lancio intercettato nuovamente da Marelli. Marelli pensa al tiro, poi centralmente per Amato, il destro di Amato, la risposta di Finocchiaro. Amato scambiato con Paternostro, poi ancora Amato,
ha un po' di spazio, salta netto Castoldi, il destro, la risposta di Finocchiaro, ancora una volta Amato, doppietta di Abati e alle reti di Bossini e Cartasegna. Eccoci qui con il capitano del Sio Caffè Ruffinengo, seconda partita, seconda vittoria, 6 punti, oggi una vittoria netta, un 4-0 in cui come al solito Cartasegna ha fatto la padrona insieme ad Abati. Sì, direi Cartasegna anche Abati. Abati, nuovo innesto di questa squadra, pare che siano tutti nuovi. Di fatto una squadra appunto nuova, assemblata poco prima di iniziare da Matteo, quindi per il momento siamo contenti. Stasera due nuovi innesti, Cuciniello anche dietro che ha giocato con me, che devo dire che si è comportato decisamente bene, è il mio difensore di fiducia, quindi non avevo dubbi. Lele Abati idem, Cartasegna idem, diciamo che dobbiamo rodarci un attimo, nel senso che diamo un po' poco il pallone subito e prendiamo tanti calci. Forse quella, infatti sei visto alla fine quando siamo andati dentro di prima, abbiamo creato un sacco di cose. Siamo qui con il numero 3 dell'eSport, Bocca. Bocca, una nuova sconfitta dopo quella all'esordio con il Partizan, con il turno di riposo, e oggi una sconfitta che pesa tanto. Pesa molto questa sconfitta, cercheremo di rifarci la prossima, anche se bisogna dire che l'arbitro era proprio assente stasera, mancava di personalità, alcuni gol sono di errori suoi, quindi vabbè, abbiamo perso, però poteva andare meglio. Siete mancati un po' in fase conclusiva? Sì, dobbiamo giocare più la palla in avanti e cercare di essere più decisivi. Grazie.